Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, mi hanno affidato il tema del peccato, questa parola di derivazione latina abbastanza incerta. Più significativa per noi è la parola greca, col quale è stato scritto il Nuovo Testamento. La parola greca, peccato, viene tradotta con amartia. Amartia significa sbagliare il bersaglio. Fate conto di avere una freccia, un arco, un arciere e un bersaglio. Quindi c'è il tiro, ma la freccia non raggiunge il centro, e questo è il peccato. Di per sé verrebbe da dire: ma cosa c'entra questa immagine un po' sportiva, poco forte, per segnalare il peccato? Invece ha tutta una sua logica, cioè noi siamo la freccia. E l'arciere chi è? Sarà Dio che ci lancia. E c'è un bersaglio che dobbiamo raggiungere, che sarebbe la vita eterna, la completezza del nostro essere. La forza che Dio ci dà nel spingere la freccia è la creazione, ci mette in essere e ci dà la forza dello spirito, poi ci dà la legge morale naturale per camminare secondo questa direzione. Nello spirito la freccia va molto più rapida, molto più veloce, e quindi colpisce se gli atti del cristiano sono in ordine alla volontà di Dio, colpisce il bersaglio e quindi fa centro. Però c'è un problema, che durante questo viaggio della freccia c'è qualcuno che si interpone, c'è qualcuno che ci dice: ma guarda che quel centro lì non è buono. Io ho un centro migliore. E questo qualcuno ha un nome e un cognome e una casa. Si chiama Satana, si chiama demonio. Il quale demonio non può far nulla per far sì che la freccia stia andando, perché siamo nati e siamo direzionati, ma può far sì che la freccia sbagli il bersaglio. E questo si chiama seduzione, la seduzione del maligno di Satana, che ci dice: non è vero, non è quello il centro, fai altro, guarda altro, dai un altro bersaglio. I casi dunque sono due, non sono tre. O siamo di Dio o siamo di Satana. Vi do questa bella notizia. Non c'è un terzo proprietario, dice San Paolo: voi non appartenete a voi stessi, dunque di chi siamo? O di Dio, ma se non siamo di Dio siamo del demonio. Questo lo dicono i padri del deserto quando descrivono la situazione dell'uomo. Se l'uomo è di Dio, succede che Satana gira attorno. Avete presente l'immagine di San Pietro come un leone ruggente cercando chi divorare? Anche qui è presente il demonio, l'ho sentito fuori in San Pietro mentre entravo. Gira attorno cercando chi divorare, ma questo è un buon segno, vuol dire che siete di Dio. Quando l'anima invece, dicono i padri del deserto, è di Dio, no, scusate, è del demonio, allora c'è il caso contrario. È il Signore che gira attorno alla città cercando il pertugio e il luogo da dove entrare. Dunque, è verissimo quanto detto prima da Padre Maurizio. La vita cristiana è un combattimento, è una lotta per essere di Dio, perché le lusinghe del demonio sono propagate in tutti i mezzi, in tutti i luoghi e in tutti i modi. Dunque c'è questa lotta furibonda, questo assedio, questi due contendenti, e il campo di battaglia sono io. Io sono come tirato da due parti: da una parte c'è il Signore, dall'altra c'è il demonio, il quale, come dicevo, rende seducente il male. Cioè il male lo chiama bene e dice: segui me, perché seguendo me troverai il bene. Ma chiamando il male bene, voi capite che facendo così l'uomo non va nella direzione del giusto bersaglio, della giusta linea, e cosa fa? Perde se stesso, cioè segue altre direttive,
non sta perseguendo il suo fine, finisce nel caos, e il primo effetto di questo caos è la sua tristezza. Come diceva San Francesco, non c'è un peccatore felice, fa finta di essere felice. Francesco, il culmine della spiritualità francescana non è la povertà, non è Madonna povertà, ma è la perfetta letizia. Francesco è perfettamente lieto perché, nonostante tutte le tribolazioni, ha capito che la sua direttiva, il suo bersaglio è il Signore Gesù. Dunque non ci sono altri bersagli, non ci sono delle distrazioni. Oggi il demonio, come sempre, lavora moltissimo sulle distrazioni. Ma aprite una televisione, dove vivo io non c'è la televisione, non l'abbiamo. Aprite qualsiasi canale di informazione, distrazioni, che creano in noi una tensione per cui non andiamo più nella giusta direzione. Allora il vero problema non è la direzione, ma è il virus. Il vero problema è un virus. O il vero problema è la guerra? No, no. Ovviamente non minimizzo problemi di guerra e di malattie, ma non è il vero problema. O il vero problema qual è? La bolletta del gas. Io vi auguro di non avere bollette del gas, ma se vi arriva una bolletta del gas di 10.000 euro, cosa fate? Butta male. Ma è meglio questa o cadere nel peccato? Attenzione cosa scrive il Cardinal Newman, il Santo Cardinal Newman. La Chiesa Cattolica ritiene che sarebbe meglio che il Sole e la Luna cadessero dal cielo, che la Terra venisse meno, attenzione, e che tutti i milioni di uomini che ci sono morissero di fame, piuttosto che una sola anima, non dico vada perduta, ma commetta un solo peccato veniale. Questa è la visione del, non lo dico io, Cardinal Newman canonizzato. Un solo peccato veniale è la rovina del mondo. Bene, quando l'uomo sbaglia direzione, cade nel peccato, sente questa tristezza dovuta alla colpa, che lo sappia o non lo sappia, che ha contratto. Perché la colpa crea questo senso di disagio e nessuno la vuole. Neanche l'ateo. Infatti siamo bravissimi a dare la colpa agli altri. Il primo è Adamo. Adamo, cosa hai fatto? No, colpa di Eva, non c'entro io. Eva, cosa hai fatto? No, non c'entro io. Colpa del serpente. Serpente, cosa hai fatto? Lui non può dare colpa a nessun altro, però a un certo punto uno cerca di gettare fuori di sé la colpa. Ebbene, la notizia della morte e resurrezione del Signore si pone su questo piano. Siccome non possiamo stare con la colpa, è venuto uno, Gesù, che cosa ha fatto nella sua morte di croce? Ha preso su di me quella colpa, su di sé quella colpa. Cioè l'operazione del Cristo che toglie i peccati del mondo la può fare solo Lui, la può fare solo Dio. Entrare nella tua vita, entrare nel tuo passato, mettiamo che tu 10 anni fa abbia commesso un qualcosa di terribile, che ti è lì e non se ne va, ebbene se tu ti confessi, se tu dici è colpa mia, l'ho fatto io, Signore abbi misericordia di me, ecco l'effetto della salvezza della croce, Gesù entra nella tua storia, è un modo di dire, cercate di capire, torna indietro nel tempo, prende quella colpa e te la toglie. Ma chi lo fa questo? Ma chi lo fa se non Dio? E dove la mette? Dove va a finire quella colpa? Sulla croce, viene distrutta dal sangue di Cristo, perché Cristo è Dio ed è venuto per salvare i peccatori. Cioè questo atto del Cristo perdonante sulla croce è sempre presente. La funzione del Signore è e rimarrà sempre quella che ha detto Giovanni il Battista. Ecco l'agnello di Dio. Cosa ha detto? Ecco colui che mette a posto le bollette. Ecco colui che mette a posto le malattie. Ecco colui che mette a posto le cose del mondo. No, ecco colui che toglie i peccati del mondo.
E questa è la missione della Chiesa. Se no, cosa ci sta a fare la Chiesa nel mondo? Scusate. Cosa ci sta a fare la Chiesa nel mondo? La Chiesa nel mondo continua la missione del Cristo. Pulire, fa lo spaccianeve, porta via i peccati di chi glieli dà. Fa presente il Cristo ed ecco la messa ed ecco la confessione. Tutto il resto possono farlo anche gli altri, sapete. Le opere benefiche può farle anche Carlo Marx o qualsiasi Croce Rossa. La Chiesa non è nel mondo per compiere queste opere. È una conseguenza. La Chiesa è nel mondo per togliere il peccato. Come dovremmo ballare in questo momento sentendo questa notizia? E per farvi capire meglio la potenza del male nel peccato e la grazia del bene nella grazia, vi narrerò di due sguardi. Ho preso due immagini fatti con lo sguardo. La prima immagine sono i tre pastorelli di Fatima. La Madonna appare a Fatima e dice: volete offrire i vostri sacrifici, eccetera, per la salvezza, per la riparazione dei peccati e la conversione dei poveri peccatori? Cosa dicono i bambini? Sì, lo vogliamo. Però non si erano mica resi conto bene di quello che stavano dicendo. Si rendono conto bene di quello che stanno dicendo il 13 luglio 1917. Cosa è successo il 13 luglio del 1917 a Fatima? Questi bambini vedono l'inferno. Attenzione, non ne hanno esperienza, lo vedono con i loro occhi. E ne sono totalmente traumatizzati, ne vengono scioccati. E io ho preso questa fotografia, questa immagine, mi dispiace che non possiate vederla. Questa fotografia è stata fatta a Fatima 3 giorni dopo che i bambini avevano visto l'inferno. Tutte le altre foto, ce ne sono foto di bambini, ma sono normali. Guardate questa foto, la trovate. Comunque dopo la lascio alla Costanza. Guardate questa foto, la faccia di questi bambini che hanno visto l'inferno. Francesco e Giacinta sono totalmente sotto shock, ma Lucia è il massimo. Lucia non sembra neanche lei, sembra un pesce, non so, cambia anche i connotati. Bene, questi bambini hanno visto dove finiscono le anime dopo il peccato, nell'inferno. Bene, questa non è per far paura, perché alcuni dicono, ma la Madonna ha fatto vedere l'inferno, ha traumatizzato sti bambini, come se non fosse un principio pedagogico accettabile far vedere ai bambini l'inferno. No, invece lo è, perché l'ha fatto la Regina del Cielo, la più buona, la più santa, la più tenera, è la più perfetta delle mamme, delle madri, ha fatto vedere ai bambini dove finiscono le anime. Bene, da quel momento Francesco, Giacinta e Lucia non fanno altro che fare delle continue penitenze. Perché? Perché vogliono impedire alle anime di finire nell'inferno, perché la Madonna ha detto: se fate questo, tante anime non vanno nell'inferno. Quindi sono saltati tutti i programmi, tutte le impostazioni, non facevano altro che fare dei piccoli sacrifici per impedire alle anime di finire in questo luogo. Questo è lo sguardo. E Giacinta, prima di morire una sera, dopo aver sofferto terribilmente perché aveva avuto un'operazione, si volta verso l'alto e dice a Gesù: Gesù, tu oggi sei contento? Non punto di domanda, sei contento oggi? No, tu oggi sei contento perché io ho sofferto molto. Allora voleva dire, per questa bambina di 9 anni, la sua sofferenza aveva salvato delle anime dall'inferno. E lei ci credeva perché l'aveva detto la Madonna. Questa è la nostra cifra. Una volta parlavo al vescovo di Faenza e dico: Eccellenza, sa che i suoi parrocchiani mi hanno scritto una lettera dicendo che sarebbero contenti se lei si gettasse in un cespuglio di ortiche per loro. Il tuo vescovo non capiva se stessi scherzando o meno, non era vero evidentemente, però lo scosse un pochettino e Eccellenza si butta in un cespuglio di ortiche, vedrà che i suoi parrocchiani saranno felici. Perché? Perché ripara i loro peccati. Secondo sguardo,
è di un peccatore patentato, un comunista di serie A, Giovanni Bardazzi. L'avete mai sentito nominare? La sua storia della confessione con Padre Pio. Una citazione forse un po' lunga, ma merita perché è il suo racconto. Attenzione cosa racconta questo comunista spinto dalla moglie ad andare a confessarsi da Padre Pio. Nel pomeriggio andai nel convento ed entrai in sacrestia. La porta si aprì ed entrò un frate con le mani guantate. Era Padre Pio. Si soffermò un po' e disse: è arrivata la pecora rognosa. Si avvicinò a me un signore con il rosario in mano e mi disse: ha sentito cosa ha detto il padre? Pecora rognosa. Ma di chi avrà detto? Io lo mandai a quel paese e forse c'è ancora. Però reagendo in quel modo feci capire a tutti che quella pecora rognosa ero io. Venne il momento della confessione, entrai. Non avevo ancora finito di piegare le ginocchia che mi disse: che sei venuto a fare? A confessarmi. Alla messa ci vai? No. Vattene figlio, cosa posso fare? Vai a confessarti da un altro, io all'inferno per te non ci voglio andare, torna tra 2 mesi, non ho tempo da perdere. Dovetti venir via senza nemmeno dire una parola, avevo ricevuto un tremendo pugno in faccia. Seconda puntata, dopo 2 mesi tornai a confessarmi, feci il viaggio da Prato a Foggia senza mangiare, senza bere, ritto su un piede solo. Arrivai a Foggia alle 4:30. Oh, tutto il viaggio su un piede solo, per far penitenza, per dire questa volta mi deve dare la soluzione. Provate voi a fare Prato-Foggia su un piede solo. Mi facevo domande e mi rispondevo da solo. Arrivato al convento mi piazzai, ma Padre Pio nemmeno mi guardò. Quando arrivai alla confessione mi disse: da quanto non ti confessi? Rimasi deluso, aspettavo una congratulazione perché ero andato a messa tutte le domeniche, però ero andato alla prima messa del giorno per vergogna nei confronti dei miei amici. Padre, non mi riconoscete? Ma lui ripeté: a messa ci sei stato, sì o no? Gli dissi di sì, alla prima messa. Risposta di Padre Pio: perché non ci sono altre messe nel tuo paese? Ci sono, padre, ma mi vergogno. Fuori tuo no, sei peggio di prima, torna tra 2 mesi. Dopo 2 mesi tornai da lui e il padre mi disse: finalmente ti trovo, a messa ci sei stato? Sì, a che ora? Quella centrale. I comandamenti di Dio li sai? No. Quanti ne hai offesi? Padre, non so neanche quanti sono i comandamenti. Ma dove vivi? Nella foresta? Disse Padre Pio. Disse: allora prova a dirmi i tuoi comandamenti. Mi scappò detto: in un atto di rabbia a volte mi scappa qualche bestemmia. Il tono della voce cambiò improvvisamente e mi disse: vattene, torna tra 2 mesi. Rimasi fuori nel piazzale. Se ci fosse stato uno che mi avesse detto che cosa avrei dovuto fare per avere la soluzione di Padre Pio, anche buttarmi nel fuoco, mi sarei buttato. Ascoltai 2 donne che parlavano tra loro di Padre Pio. A un signore era stata negata la soluzione, ma era andato nel cimitero a supplicare i genitori di Padre Pio. Non persi tempo, mi informai dove fosse il cimitero dei genitori di Padre Pio. Comprai 2 lumini e mi presentai a loro e dissi: sentite, sono stato a confessarmi da vostro figlio, ma non fa che cacciarmi. Ho sentito dire che voi intercedete per i disperati, più disperato di me non c'è nessuno. Vedete di fare qualcosa, arrivederci. Tornò la 4ª volta ed ebbe la soluzione, e questo è un po' il centro di tutto l'episodio. Ma io ebbi paura perché mi parve che il padre nel pronunciare la soluzione facesse un grande sforzo. Che fosse stata l'intercessione di genitori o non so che cosa, alla fine mi diede la soluzione, ce l'avevo fatta. Ecco il punto finale. Quel giorno fu il giorno della mia seconda nascita. Uscii fuori e non ci sono parole adatte per esprimere il mio stato d'animo. Le persone, il paesaggio, l'erba
e persino le piante mi sembravano diverse. Il padre mi aveva fatto intravedere un mondo di cui io non sospettavo nemmeno l'esistenza. Ero un uomo nuovo, quello vecchio non c'era più. Ecco allora l'effetto della grazia. Non solo ti toglie il peccato, ma vedi tutto in un modo nuovo. Anche le piante diventano più belle, anche la moglie diventa più bella, anche i figli diventano più belli. Tutto diventa nella grazia di Dio. Ma pensate a questo comunista. Tutto mi parve nuovo, ero come rinato. I cittadini di San Giovanni Rotondo dicono: eravamo abituati a queste scene. Bene, cosa allora dobbiamo fare per vivere la confessione e la remissione dei peccati? Dovete prendervi l'imputazione, cioè dire: sono stato io. Non andate a confessarvi e dite: la colpa è della suocera, la colpa è della cattiva salute, la colpa è di questo, la colpa è di quell'altro. Dovete dire, come disse il profeta Davide quando Nathan, mandato da Dio, gli disse tutta la storia della parabola delle pecorelle, e Davide disse: quell'uomo che ha preso la pecorella va punito. Nathan gli disse: sei tu quell'uomo. Ebbene, Davide avrebbe potuto dire: colpa di Bezzabea, che non doveva fare il bagno di fronte alla mia finestra. Poteva dire: colpa degli ormoni, perché era un momento un po'... No. Appena Nathan gli dice: tu sei quell'uomo, cosa dice Davide? Ho peccato. E appena dice: ho peccato, Nathan gli dice: Dio ti ha perdonato. La confessione più lunga della storia. Più breve della storia. Sei tu quell'uomo, ho peccato, sei perdonato. E aveva ucciso e ha fatto adulterio. Quindi non tanti discorsi. Dio ti ha perdonato. Bene, questa rinascita è a disposizione tutte le volte che ci confessiamo. Non confessarsi è una colpa gravissima e la Santa Chiesa di Dio, se manca su questo, manca a far rinascere le anime dal peccato. Ho un mio amico olandese che è venuto a vivere in Italia 30 anni, dice: in Olanda non ci si confessa. Quei pochi che ancora vanno in chiesa in Olanda, cioè i cattolici dell'Olanda, non si confessano. Mi dite: ma perché? Dice: vado dal sacerdote e dico: padre, mi confesso. No, non importa, chiedi perdono così al Signore. Cioè, l'unica cosa che essi possono fare, non fanno, non confessano. E allora questi sbagliano il bersaglio parecchio. Il peccatore rimane nel caos. Come fai a fare la comunione dopo 30 anni che non ti confessi? Vedete, tornando al discorso della freccia, la freccia torna, arriva nel suo punto centrale, prende il bersaglio, quando rinasce continuamente dalle seduzioni di Satana, perché l'abbiamo anche noi. E allora la confessione, diciamo, la festa che Dio fa quando l'anima torna in grazia, viene perfettamente descritta nella parabola del figlio prodigo. È l'ultima immagine che vi do. Quando il figlio prodigo torna, si era preparata l'atto di dolore. Padre, non son degno di essere tuo figlio. Se l'era tutto scritto, l'atto di dolore in ante litteram. Bene, il padre non lo fa neanche finire. Dice ai servi: preparate la festa. E butta il figlio nella sala da ballo e lo costringe a ballare. Cioè, non è soltanto il rientro, è anche il fatto che eri morto, sei tornato in vita. Questa è per me una festa, per me padre, una festa straordinaria che va celebrata. Eri morto e sei tornato in vita, eri all'inferno e sei tornato in paradiso. E non si deve ballare per questo. Ma guardate, non è facile ballare. Una volta Divo Barsotti diede a una suora per penitenza della confessione di ballare mezz'ora. Non ho mai saputo se l'abbia fatto o meno, ma queste erano le penitenze che dava. Perché ballare? Perché il Signore ti ha perdonato i peccati. Ed è quello che fa imbestialire il fratello grande. Il fratello grande dice: ma perché fai la festa? Il fratello grande non è arrabbiato perché il piccolo è tornato, ma è arrabbiato per la festa. Per la festa non bisogna fare festa per un peccatore che si converte. Questo vuole il fratello grande, ma questo lo vuole anche il demonio. Ebbene, noi invece facciamo festa. Ogni volta che usciamo dal confessionale c'è una standing ovation in paradiso. Voi non la sentite, ma io la sento.
veramente un'ola di 40, quanti sono in paradiso? Ci conoscono tutti, eh? Paradiso c'è la comunione perfetta, c'è una ola onda da San Pietro all'ultimo dei salvati, quando esco dal confessionale e il figlio minore deve ballare e il padre va fuori dal fratello maggiore e dice vieni dentro e balla perché questo figlio era morto. Bene, le nostre feste sono queste, sono le feste del perdono, le feste di essere passati dalla morte alla vita, ogni volta che ci confessiamo. Ma insisto, assumetevi la colpa. Ho detto una parolaccia, sono stato io, l'ho detta volontariamente, chiedo perdono, va bene? Sono stato io. Benissimo. Finisco con una citazione di Don Divo Barsotti. Io ho vissuto 25 anni con l'uomo di Dio Don Divo Barsotti. Veramente un santo, un mistico. Leggendo i suoi diari, ho trovato una frase che scrisse quando aveva 30 anni. Questo diario è La fuga immobile. Attenzione cosa scrive, perché scrive, parla di frecce e di bersagli, e quindi finisco come ho iniziato. Scrive Gesù. Riempie tutta l'anima, tutta la vita. La mia anima non vuole più nulla, non cerca più nulla. Tutta la mia vita è gettare via tutto e possedere Gesù. Andiamo via, fuggiamo Gesù. Vuole fuggire con Gesù. Avete presente Giulietta e Romeo? Andiamo via, io e te. Andiamo lontani finché non saremo indisturbati e soli. Tutta la mia vita è questa fuga incontro a te. Fuga che non è un abbandono del mondo, e questo va bene per il monastero Wi-Fi, non è l'abbandono del mondo, non è la vita eremitica, non è la pace di un chiostro, ma è il sibilo di una freccia che taglia l'aria per fermarsi vibrando nel bersaglio. Così l'anima non evita il mondo, noi viviamo nel mondo, l'anima non evita il mondo, ma lo passa e lo trapassa in un volo deciso, dritta al suo fine che è Dio. L'anima non evita l'ostacolo, non lo gira, ma lo travolge, attenzione, lo travolge l'ostacolo, la vita, nella sua foga, senza deviare, e lo fende nel bersaglio in una ferita che rimane sempre aperta. E questo è il cuore di Cristo. Abbiamo centrato il bersaglio perché abbiamo puntato la freccia arrivata nel cuore di Cristo, ferito, sempre aperto. Io mi auguro che tutti voi, avendo scoccato la freccia, possiate trovare e arrivare nel vostro bersaglio. Allora, quando entreremo in paradiso, speriamo ci sarà una standing ovation di tutti quelli che ci aspettano. Sia lodato Gesù Cristo.